Libertà è una parola questa sera che sentiamo, no? Abbiamo cercato veramente di fare una serata in libertà. Allora, qual è la cosa che ci può servire per rendere questa serata più libera possibile? Forse invitare sul palco qualcuno che sul palco non ci dovrebbe andare, qualcuno che quando va sul palco, insomma, è considerato una cosa un po' sconveniente, è meglio che non parli ed è molto criticato, però stasera è già sul palco. Quindi io do il benvenuto al procuratore aggiunto di Palermo, allievo, nonché grande amico di Paolo Borsellino, Antonio Ingroia. Grazie. Sono Antonio Ingroia, un magistrato, ma soprattutto un cittadino e un lavoratore. Lo dico per chiarire da subito che non sono salito su questo palco, come dicono, per esibirmi o per fare un comizio, e nemmeno stavolta per parlarvi in nome della legge. Sono qui per raccontarvi una storia e per raccontarmi. Per questo ho preferito anche leggere un breve testo scritto. In pochi minuti vorrei raccontarvi e raccontarmi una vita in pochi minuti. Dicevo cittadino e magistrato, sì, perché la mia storia, come quella di tanti altri magistrati, è prima di tutto quella di un cittadino, nel mio caso di un siciliano, che fin da ragazzo si è battuto per un'Italia migliore, credendoci ed impegnandosi con gli strumenti dello studente prima, del magistrato poi, del cittadino sempre. Un siciliano che con naturalezza, direi spontaneità, direi quasi necessariamente, ha poi scelto di fare questo lavoro, il lavoro di pubblico ministero. Ho ritenuto così di proseguire da siciliano quello che provavo a fare da studente, quello che, in cui credevo da studente, poter rendere migliore la terra in cui vivevo. Un lavoro, sì, perché soprattutto un lavoro, quello di magistrato, quello di pubblico ministero, un lavoro al servizio dei cittadini, al vostro servizio. E sono orgoglioso di dirlo, perché mi piace ricordare che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e mi piace ricordare che faccio un lavoro in cui credo. Un lavoro che mi ha dato la fortuna di incontrare uomini straordinari come i miei maestri Giovanni Falcone e soprattutto Paolo Borsellino. Uomini semplici, cittadini che ci credevano, lavoratori instancabili. Da loro ho imparato molte cose: la passione per la giustizia, l'insofferenza di fronte a privilegi e ingiustizie, la dedizione alla verità, nel loro caso fino all'estremo sacrificio, ma anche l'umiltà di Paolo Borsellino, un uomo che non aveva paura di fronte ai potenti. Ricordo la prima indagine che mi capitò da giovanissimo sostituto alla Procura di Marsala con lui, quando incrociammo un'indagine su un potente e Paolo Borsellino mi disse: mi tremano le vene ai polsi al pensiero
delle polemiche che conseguiranno le nostre iniziative giudiziarie, ma questo è il nostro dovere, dobbiamo farlo a tutti i costi perché la legge è uguale per tutti. E quella frase, quell'espressione l'ho sempre tenuta presente. Però Paolo Borsellino, appunto, era anche un uomo umile. Aveva l'umiltà che gli vidi quando riuscì con semplicità a sedare l'inizio di una rivolta dentro un carcere dove ci trovavamo per un interrogatorio. Io ero appunto un giovanissimo magistrato al suo fianco. Si sentì un gran trambusto dal cortile del carcere. C'era un uomo, un marocchino immigrato, che aveva avviato una rivolta a suo modo, con uno sgabello di ferro che brandiva contro gli agenti della polizia penitenziaria, che non sapevano che fare, che si erano messi in cerchio attorno a lui, un po' preoccupati, non sapevano come affrontarlo. Arriva Paolo Borsellino e lo affronta, tra lo stupore di tutti e anche quello di quel giovane magistrato che lo accompagnava, e prende di sorpresa quel detenuto semplicemente chiedendogli di che si lagnava, perché si stava ribellando. E quell'uomo, che improvvisamente riconosce il procuratore, Paolo Borsellino, abbassa lo sgabello e si fa prendere sotto braccio da Paolo Borsellino, che lo ascolta. Nessuno aveva ascoltato quell'uomo e Paolo Borsellino capì che aveva soltanto bisogno di essere ascoltato. Lo prese sotto braccio, lo ascoltò, si appartarono per alcuni minuti, poi l'uomo tornò in cella, ma Borsellino diede disposizioni perché alcuni comportamenti di trattamento non adeguato nei confronti di quel detenuto finissero. E non fu soltanto questo l'unica volta che vidi Paolo Borsellino prendere sotto braccio un altro uomo. Ancora una volta un atteggiamento e un comportamento di umiltà, di comprensione, di ascolto. Quando eravamo nel giugno del 92, era morto soltanto da poche settimane Giovanni Falcone, il più grande amico di Paolo Borsellino, nella terribile strage di Capaci. Ebbene, eravamo in un ristorante, a un certo punto si avvicina a Paolo Borsellino il cuoco di quel ristorante, quasi commosso, emozionato, voleva esprimere la sua fiducia a Paolo Borsellino, quanto era anche preoccupato per la sua sorte. In quel tempo Paolo Borsellino si sapeva poter essere esposto a una strage, da lì a poco venne ucciso. Beh, Paolo Borsellino scattò in piedi, si avvicinò a quell'uomo, lo prese sotto braccio e rimasero, si appartarono 10 minuti a parlare fitti fitti, e quell'uomo disse, e Borsellino a quell'uomo disse: non c'è niente da commuoversi, non sono un santo, sono un lavoratore come te che chiedo lo stesso rispetto che tu chiedi per il tuo lavoro. Erano grandi uomini, eroi, erano sì eroi, grandi uomini, erano martiri, ma io vorrei che noi non avessimo più né eroi né martiri, vorrei che non fossimo più costretti a parlare di missione per quei magistrati che lottano contro la mafia, neanche fossimo dei martiri predestinati, vorrei che non fosse più necessario questo. Mi piacerebbe dire che io faccio il pubblico ministero antimafia per lavoro e non per missione, perché questo significherebbe che la società e la politica condividono il mio stesso obiettivo: combattere i poteri criminali, combattere la mafia. Allora, in quel momento, solo in quel momento, il mio lavoro, quello degli altri magistrati antimafia, sarebbe finalmente un lavoro come gli altri, non una missione. Certo, forse oggi questo è un sogno, è difficile,
sempre. Troppi insulti, troppi attacchi, troppe campagne di stampa contro, eguali a quelle orchestrate contro Falcone e Borsellino, anche loro insultati, amareggiati, isolati, professionisti dell'antimafia, giudici sceriffi, magistrati che utilizzavano per finalità politiche la loro azione giudiziaria. Questo venne detto già allora, prima che a noi. Tutti insulti simili a quelli fatti contro di noi. E in più, la beffa, l'indecente sistema poi di piangerli da morti, apprezzare Falcone e Borsellino da morti, con l'indecente sistema di usare poi i morti contro i vivi, dicendo che Falcone e Borsellino sì che erano magistrati bravi, prudenti, che sapevano il loro mestiere al contrario dei vivi. E questo perché qualcuno pensa che i magistrati siano meglio morti che vivi. Si isolano da vivi per piangerli da morti. Io credo che i magistrati abbiano diritto, noi magistrati abbiamo diritto al rispetto del nostro lavoro, come tutti i lavoratori hanno diritto al rispetto del loro lavoro, quello nostro, dei tanti altri operatori, lavoratori del mondo della giustizia, un lavoro per tutelare i vostri diritti. Il diritto alla giustizia, una giustizia che sia uguale per tutti, mai forte coi deboli e debole coi potenti. Una giustizia senza privilegi e impunità e immunità. Una giustizia dove vigga il principio di responsabilità, dove tutti siano responsabili dei propri comportamenti. Basta martiri, dicevo, e la stessa cosa auguro a voi, cittadini, lavoratori. Ancora troppi lavoratori muoiono negli incidenti sul lavoro. E io auguro non solo ai magistrati, ma a tutti i lavoratori di uscire presto da questa condizione di martiri in missione sui posti di lavoro, ma affinché questo accada serve che qualcuno vigili, perché tutti rispettano le regole, anche sui luoghi di lavoro, per contrastare ogni forma di mafia, anche sui posti di lavoro. Insomma, serve che ci lascino lavorare. E per questo continuerò a battermi ancora fuori o sopra i palchi, oggi da magistrato, da cittadino, da lavoratore, cercando di non dimenticare mai il modello di umiltà e di tenacia di uomini come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.